Bagno di folla questa mattina a Pineto in occasione della presentazione del candidato sindaco della Lega, Luca Di Pietrantonio. Ho deciso di candidarmi perché sono 10 anni che sono consigliere comunale, purtroppo di minoranza qui a Pineto. È arrivato, secondo me, il momento giusto. Ci sono molte persone che confidano in una mia esposizione in qualità di candidato sindaco, anche in virtù del partito, del movimento che rappresento, sia alla Lega che sia alle politiche del 4 marzo e sia alle regionali del 10 febbraio, ha avuto un ottimo exploit. Diciamo, il programma sarà fondato sulla prosecuzione della nostra attività di opposizione, quindi sicurezza del cittadino, fondamentalmente la sicurezza del territorio che è molto richiesta, abbiamo problemi di rischio idrogeologico che comunque vanno risolti nella maniera più assoluta, abbiamo un importantissimo problema di erosione costiera. Secondo me è il momento di valutare dei progetti seri, dei progetti che però vanno poi eseguiti. Invece l'amministrazione comunale del PD attuale, che amministra da circa 20-25 anni, hanno fatto studi, prefattibilità, pre-prefattibilità, salvo poi non fare nulla. Infatti lo stato della nostra costa, il comune di Pineto, è sicuramente uno dei comuni più colpiti dal fenomeno erosivo. Fratelli d'Italia sottolinea l'importanza di un centrodestra unito per rilanciare il paese e chiede un confronto con la Lega, ribadendo però che il partito rimane sulla posizione espressa qualche mese fa sulla candidatura di Paolo Passamonti.